Sork, polenta, tagliere, croste, la civiltà del mais nel bellunese dal campo alla tavola. È stata l'azienda agrituristica Bon Tagliere di Lentiai, nel comune di Borgo Valbelluna, ad ospitare la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Lois Bernard e Serena Turrin, facente parte della collana I Quaderni per la Festa dei Moroni. Iniziativa patrocinata dall'Unione Montana Feltrina, comuni di Borgo Valbelluna e Seren del Grappa, nonché dalla Festa dei Moroni. Fra i numerosi interventi anche quello del professor Danilo Gasparini, docente di storia dell'agricoltura e dell'alimentazione dell'Università di Padova. Di storia del mais ne abbiamo tantissime. E questo, la particolarità di questo volume è che è completo, nel senso che racconta tutta la filiera, praticamente dal campo e fino alla tavola, ma non c'è solo questo, all'interno c'è un percorso storico molto importante che cerca di recuperare tutte le informazioni possibili sulle date di arrivo e di presenza del mais nel Feltrino, nel Bellunese. C'è anche il capitolo sulla pellagra, c'è anche il capitolo sui mulini e i mugnai, e quindi da questo punto di vista è un contributo, secondo me, che si colloca proprio con una sua freschezza. Una serata all'insegna della convivialità e dell'approfondimento culturale per riscoprire le tradizioni tipiche del territorio e non solo. La polenta, lo sappiamo, è stata a partire dalla seconda metà del Cinquecento il pane quotidiano non solo delle vallate feltrine e bellunese, è anche appunto un libro che racconta anche delle tragedie legate alla presenza del mais o al consumo eccessivo di mais, che è quello della pellagra, e racconta poi alla fine quella che è la riscoperta oggi di quella che è stata una civiltà. C'è la civiltà del pane, benissimo, qui si parla della civiltà della polenta.